Un po' più di volume, è possibile? Buonasera a tutti, sono Carlo Girolametti, qualcuno di voi mi conosce, e tocca a me fare gli onori di casa in questa preserata della festa, della festa Diritti al Futuro, organizzata dalla Città Futura e da Articolo 1 di Senigallia. Abbiamo, su indicazione dei movimenti femminili e femministi della città di Senigallia, abbiamo dedicato la giornata introduttiva, quella di prefesta, al tema che in questo momento è uno dei temi più importanti che riguardano la cultura di questa nazione, oltre che di questa città. Io non mi dilungo oltre, vedrò poi se troverò modo di intervenire, di offrire un mio contributo a questa platea che vedo al 99% femminile, ed è giusto che sia così, ma non tanto, quindi troverò modo di intervenire successivamente. Un saluto a tutti, passo la parola a Nausica Fileri, consigliere della Città Futura nel Comune di Senigallia. Benvenute a tutti e a tutti. Questa edizione della festa Diritti al Futuro, nella sua giornata di anteprima, pone al centro dell'iniziativa una questione di carattere culturale e sociale che, seppur drammaticamente urgente e drammaticamente quotidiano, è un tema purtroppo non usuale nel dibattito del nostro governo. L'attenzione alla violenza di genere emerge con accalorata enfasi quasi esclusivamente sull'onda dell'ultimo femminicidio, alimentando la malata curiosità della cronaca nera e accendendo per qualche giorno i riflettori di trasmissioni patinate in cui esimi ospiti e vox populi chiedono che si intervenga, che si faccia qualcosa. Ma in che modo? Auspicando crudamente la legge del taglione, senza impegnarsi a pensare possibili interventi culturali o percorsi volti a contrastare il dilagante pensiero e l'azione della predominanza di chi si erge ad essere il più forte. E poi nel giro di pochi giorni tutto torna nel sopito mal di pancia quotidiano, nell'oblio, fino al successivo dramma della gelosia, dramma della follia, definizioni attenuate dietro cui si nasconde il ben più brutale ma opportuno termine femminicidio. Un fenomeno quindi di natura culturale e sociale, che ha la sua più cruenta manifestazione nel delitto, ma le cui radici generano una purtroppo tollerata cultura maschilista, in cui la donna è fatta oggetto di desiderio, in cui la forza fisica prevarica, dove un perverso bisogno di affermazione personale, il desiderio di possesso, giustificano la violenza, che non è solo l'aggressione fisica di un uomo contro una donna, ma include vessazioni psicologiche, minacce, molestie, persecuzioni compiute da uomini molto diversi tra loro, per età, per condizione sociale, livello di istruzione, nazionalità. E di solito non sconosciuti, ma partner o ex partner. La violenza di genere è un fenomeno diffuso in tutto il mondo ed è legato anche alla strutturale disparità sociale, economica e di potere che c'è tra donne e uomini. Diritti negati. E allora ci chiediamo se si tratti di una questione femminile o forse più di una questione maschile, in quanto la violenza non fa parte per natura dell'essere maschi. E allora ciò significa che l'uomo può scegliere se agire con forme diverse di violenza, giustificare, minimizzare, negare, o fare qualcosa per cambiare la mentalità e la concezione delle relazioni, in cui la cultura della violenza trova sempre più spazio. Diversi sono i volti della violenza sulle donne, diverse le forme in cui si manifesta, nella violenza agita, simbolica, linguistica, psicologica e nella negazione dei diritti. Infatti oggi, a 40 anni dall'approvazione della legge 194, possiamo dire che se alcuni obiettivi sono stati raggiunti, e parlo del contrasto all'aborto clandestino, che però ancora purtroppo rimane in aree di forte degrado, parlo della riduzione dell'interruzione di gravidanza,
importanza, dobbiamo però riconoscere e denunciare il complesso problema dei medici obiettori, che in certe regioni d'Italia sfiora il 99% e che fa ricadere l'assistenza per l'interruzione volontaria di gravidanza su una stretta minoranza di medici, rendendo così difficoltoso il rispetto dei tempi previsti per il ricorso all'IVG e negando così a donne che, ricordiamoci, si trovano a prendere una decisione di per sé già drammatica, perché non c'è nessuna interruzione di gravidanza senza un pesante coinvolgimento emotivo. Quindi, dicevo, negando così alla donna il diritto di autodeterminazione sul proprio corpo e sulla propria vita, e questa è un'altra forma di violenza che le donne subiscono. Inoltre, le finalità sociali di prevenzione presentate dalla legge 194 non sono state raggiunte e infatti i consultori sono stati depotenziati a semplici ambulatori e a luoghi di assistenza sociale, i programmi di educazione sessuale, di educazione sentimentale a scuola vedono ancora solo una minima forma legata a progetti scolastici territoriali, mentre è proprio dalla scuola che bisognerebbe cominciare, con percorsi di educazione sentimentale per prevenire la violenza di genere e non solo. Oggi gli episodi di violenza che vedono protagonisti i ragazzi si stanno moltiplicando. Questa aggressività denuncia non solo la mancanza di empatia, ma anche difficoltà a riconoscere e classificare i sentimenti, le emozioni, difficoltà a riconoscere e accettare le differenze e le fragilità. Cito Galimberti perché viene semplice in un'occasione come questa, ma sicuramente è un pensiero che, in cui tutte noi ci riconosciamo, tutti noi. I giovani soffrono di una sorta di analfabetismo emotivo. I sentimenti non sono una dote naturale, non si trasmettono geneticamente. I sentimenti si apprendono e soltanto attraverso la costruzione di mappe emotive si possono costruire relazioni e legami sani. Il sentimento, dice Galimberti, è una dote che si acquisisce culturalmente. Se la cultura non interviene, i ragazzi rimangono a livello di impulso o al massimo di emozione. Se le mappe emotive non si formano, si rischia un rapporto squilibrato, una risonanza emotiva inadeguata rispetto agli eventi da affrontare. Se la differenza tra bene e male non si riconosce, rischiamo che un ragazzo non capisca la differenza che c'è tra corteggiare una ragazza o stuprarla. Quindi l'antidoto alla violenza è proprio nell'educazione sentimentale. Di tutto questo andiamo a parlare oggi con la professoressa Orietta Candelaresi, insegnante e pedagogista, con la dottoressa Marina Toschi, cofondatrice e presidente nazionale di Agite, Associazione Ginecologi Territoriali, con la dottoressa Laura Ginocchini, ginecologa presso il consultorio di Senigallia, e con Marianna Lombardi, la dottoressa Marianna Lombardi, ostetrica e attivista del movimento Donne contro i fascismi di Senigallia e dello spazio autogestito Arvoltura, che modererà e coordinerà il tavolo. Rubo ancora un minuto per ringraziare intanto i ragazzi della cooperativa di Rondini che dietro alle nostre spalle stanno già animando l'aspetto di festa per i bambini con dei laboratori per i bambini, e per ringraziare a nome della Città Futura e di Articolo 1 il Movimento Donne contro i fascismi di Senigallia per la cura e la collaborazione nella realizzazione di questo evento che riteniamo essere oggi più che mai un evento importante visto quello che succede quotidianamente. Grazie a tutti, passo la parola alle relatrici. Grazie a voi che siete venuti qua oggi in tantissimi e tantissime, grazie a Nausica che ci ha presentato in maniera direi super super super. Io cercherò di rubarvi pochissimo tempo in modo di lasciare spazio poi a chi entrerà nelle questioni, e approfitto all'inizio per fare una piccola introduzione che noi più o meno facciamo sempre, quindi chi l'ha già sentita dirà ancora ci raccontate questa storia, invece in realtà noi ci teniamo. Il Movimento delle Donne contro i Fascismi è un movimento trasversale, quindi dove dentro stanno giovanissime e meno giovani, che si è diciamo costituito, formato, che è nato dopo i gravissimi fatti di Macerata.
Questa cosa qua è un esercizio di memoria che noi ci teniamo a fare tutte le volte, perché quella data e quella giornata non vengano, diciamo, lasciate tra le cose possibili che possono accadere, come se fosse possibile che qualcuno esce di strada e sceglie di giocare al bersaglio con delle persone che hanno un colore della pelle diverso dal nostro. A maggior ragione poi se tutta questa cosa è mossa sul nostro corpo, sulle nostre identità, sulle nostre storie, no? Perché tutto poi si avviluppa dentro una spirale di narrazione che crea una realtà parallela a quello che di fatto poi è accaduto e quello che poi adesso sta continuando ad accadere in quel territorio. Quindi noi ci teniamo a ricordarla questa cosa qui, perché per noi è stato un richiamo enorme, come una sveglia che non si spegne, come una cosa che, a cui non puoi far finta di non averla vista, di non averla sentita, non ti puoi girare dall'altra parte. L'abbiamo chiamato Movimento delle Donne contro i Fascismi, anche se gli uomini sono ben accetti e ci fa tantissimo piacere che ci siano oggi qua in mezzo a noi, non per uno spirito separatista che, diciamo, non ci appartiene, ma per immaginare che quella questione complessa che abbiamo vissuto tutte durante i fatti di Macerata e che viviamo tutti ogni giorno non abbia solo la semplice radice della violenza dell'uomo sulla donna. E quindi ci piace l'idea che noi possiamo ragionare collettivamente su come tracciare un filo rosso che attraversa la nostra società e che tiene insieme non solo la violenza, ma la radice di quella violenza, la discriminazione, il razzismo e i problemi che abbiamo sempre più evidenti di antifascismo in questo paese. Questo ci teniamo a dirlo perché la lettura che noi abbiamo dato e che diamo continuamente è una lettura unica, cioè per noi la radice è una sola. Quindi nel momento in cui si esercita il patriarcato su una donna, si esercita violenza su una donna, si esercita razzismo e discriminazione sul diverso, che può essere nero, può essere disabile, può essere diverso, in tanti può essere diverso come gusti sessuali, come orientamenti, per noi in quel momento si attinge a una radice assolutamente autoritaria che appartiene, che va a braccetto col fascismo e che è la matrice fondante di quella di quel modo di immaginarsi la società e che non è poi così distante da noi. Sicuramente quello che noi adesso individuiamo come fascismo non è quello degli anni 20, non è quello che abbiamo visto in passato nella storia, è forse qualcosa di molto più grave, di molto più strutturato, di molto più diffuso all'interno anche delle pratiche comuni della società, per cui il razzismo sembra essere diventato qualcosa di normale, tollerato, che diciamo sfocia in una violenza continua, per cui anche oggi articoli di giornale eccetera eccetera. E in questo ci piace l'idea che qualcuno ci abbia osservate, che abbia voluto condividere con noi questo ragionamento, perché quello che noi ci auguriamo e che speriamo è che questa società e questa crisi profonda culturale che adesso attraversa questo paese trovi una lettura collettiva e comune sulla quale costruire, diciamo, una spinta propulsiva che non solo ci consenta di avere un'altra organizzazione sociale, un altro governo, ma che ristrutturi la società in base ad altri valori, che è una cosa molto più complessa che cambiare un governo, perché pensiamo che tutta questa situazione non sia una situazione che si risolva a decreti, a leggi, eccetera, eccetera. Spesso, poi ne parleremo, abbiamo già tante leggi, un bel parterre fitto di leggi, abbiamo tanta fatica a farle rispettare, quindi il problema non è tanto produrre ancora, ma quanto trasferire nelle persone questa idea di collettività che è stata completamente disintegrata e di una collettività che parla un linguaggio del rispetto, della gentilezza, che faccia, diciamo, della cura, del prendersi cura, così entro anche un po' in quello che poi ci dirà Orietta, non una questione di genere legata alle donne chiusa all'interno delle mura domestiche, ma una questione di una società. E questo ovviamente va assolutamente fuori
dal binario sia autoritario che patriarcale. Scusatemi, l'avrete sentito dire 100 milioni di volte, però noi ci teniamo perché ogni volta c'è un viso nuovo, un volto nuovo, e vogliamo anche, ecco, mostrarci non come l'ennesima organizzazione delle donne per le donne, ma come, diciamo, un contenitore un po' più ampio dove noi speriamo che si crei sempre più dibattito, scambio e confronto. Intanto io mi fermo qui, passo la parola a Orietta che sull'onda di quello che, insomma, ho appena detto cercherà di costruire una cornice all'interno della quale l'interruzione di gravidanza e la violenza che le donne subiscono dentro gli ospedali come ostacolo alla libera scelta è un pezzo di questa narrazione, quindi ci piaceva anche inserirla in un contesto più generale. Grazie a tutti e a dopo. Allora, buonasera a tutte e a tutti, più vicino, sì, e a me l'onere e l'onore, diciamo, di aprire le riflessioni di questa tavola rotonda, incentrate appunto sul discorso della violenza maschile sulle donne. Diciamo, nel strutturare un pochino questo, gli interventi, abbiamo proprio insieme con il Movimento Donne contro i Fascismi, abbiamo ritenuto opportuno che il discorso e tutto il dibattito che si sia aperto recentemente appunto sulla disapplicazione della legge 194 a 40 anni dalla sua ratifica, rientrasse in un discorso, già lo accennava Marianna, entrasse in un discorso molto più ampio, che è appunto il discorso relativo alla violenza sulle donne, che ha una dimensione strutturale le cui radici si basano su fattori sociali e culturali, e il discorso della legge 194, della fatica con cui, e non solo questa legge, tra l'altro lo accennava anche Marianna, ma anche altri tipi di situazioni o di leggi, di diritti che nel corso degli anni le donne hanno conquistato, sono in questo momento messe un po' sotto scacco, sotto accusa, un po' a repentaglio, e quindi abbiamo ritenuto opportuno analizzare insieme in modo un po' più approfondito, cercando di capire e acquisire alcune chiavi di lettura di quello che è appunto la violenza maschile sulle donne. E quello che cerco, diciamo, ho pensato di fare è proprio questo, cercare di analizzare insieme, condividere insieme, riflettere insieme, andando un pochino al di là di quello che è di solito la discussione mainstream, no? Che vediamo o che leggiamo sui giornali o nelle televisioni, e che banalizza molto il discorso, che invece è molto 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 complesso, però bisogna avere delle chiavi per poterlo interpretare. E allora volevo partire proprio dalla violenza manifesta. La violenza manifesta è quella che vediamo, leggiamo e ascoltiamo, ahimè, quotidianamente. Durante questo anno terribile, ma soprattutto quest'estate terribile, solo lo scorso mese di agosto ha visto ragazzine, ragazzine anche molto giovani, anzi sempre più giovani, che subiscono violenze inenarrabili, violenze sessuali, stupri inenarrabili, tra l'altro stanno aumentando, sembra gli stupri di gruppo rispetto a quelli individuali, nonché ai femminicidi. Mi pare che già dall'inizio di quest'anno siamo a 44, se non ho perso il conto, perché veramente star dietro al conto è veramente molto, molto difficile.
e cercare quindi di interpretare come la violenza, quindi i femminicidi, quella, ripeto, quella, la violenza visibile, quella che vediamo, no, quotidianamente, e gli stupri vengono narrati, raccontati dai media o dai quotidiani. Perché se ci fermiamo ad un'analisi superficiale, non riusciamo a capire che cosa c'è dietro, cioè non riusciamo a capire quelle radici sociali e culturali che, tutto sommato, come diceva anche Nausica e Marianna prima, tutto sommato la rendono qualcosa, rendono questa violenza qualcosa di tollerabile, tutto sommato accettabile. Tanto è vero che la violenza sulle donne non è, per esempio, nell'agenda politica, non è un fattore di preoccupazione nell'agenda politica dei nostri governanti, non è nemmeno considerata né assunta come un problema di giustizia sociale. E qui bisogna interrogarsi su questo, il perché. Allora, andiamo a vedere come quotidianamente i giornali, i quotidiani o comunque i media ci propinano questa violenza manifesta, quella che vediamo, perché poi c'è tutta la parte sommersa di violenza sessuale dovuta agli abusi, alla violenza domestica, che difficilmente rimbalza nelle cronache, ma che ha una diffusione enorme, e lo sanno molto bene le operatrici e tutte quelle persone che si adoperano nei centri antiviolenza, appunto, e che stanno a contatto con molto di questa violenza sommersa. Grazie a Dio, per esempio, è venuto fuori dal movimento MeToo, o che qui in Italia ha preso il nome del quella volta che, no, ha dato voce finalmente a tutte quelle donne che nell'ambito lavorativo per la strada, in tante situazioni si trovano comunque ad essere molestate, e sempre da un punto di vista sessuale, che poi vedremo che ha anche una valenza in modo particolare. Allora, vediamo quali sono le narrazioni, andrei subito, lasciamo questo perché sennò... Allora, come ci viene propinato, raccontato dai media il femminicidio o lo stupro? In questo caso i femminicidi, guardate, questi sono titoli di giornale che ho raccolto molto estemporaneamente, non sono forse nemmeno recentissimi, ma se appunto alleniamo l'occhio a questo tipo di lettura, saremo capaci di vedere che tutto sommato sono più o meno sempre su questo ordine di idee. E questo tipo di presentazione, di come viene presentato appunto il femminicidio, per esempio, costruisce una narrazione dentro la quale sta l'atto violento. Allora, se leggiamo, possiamo leggere, non so, ecco, 14 coltellate alla moglie, non accettava la separazione, pronuncia il nome dell'ex fidanzato, Vanessa strangolata per gelosia, uccide la moglie incinta, vestiva all'occidentale, pazzo di gelosia, drogato, fa una strage, lei mi tradiva, 4 vittime a Brescia, ragazza bruciata viva dall'ex, avevo un altro, l'ho uccisa, l'ultimo poi l'ho scelto perché veramente quasi che ci scende una lacrima, ma a favore di lui, il fidanzato, ho ucciso Antonello durante un lungo abbraccio. Allora, il femminicidio a queste connotazioni, cioè ci viene raccontato in questo modo, cioè sempre come un delitto passionale. L'uomo che si è preso il diritto di privare della vita una donna, in ogni caso viene sempre in qualche modo, all'atto violento viene sempre data comunque una legittimazione, comunque una
come posso dire, un attenuante, e comunque sempre, diciamo, questo raptus di follia, di un momento che ha accecato in qualche modo un uomo che di solito viene poi anche sempre dipinto come un padre di famiglia o comunque disperato per la separazione, e in ogni caso il movente passionale. E ci porta quindi la motivazione, no? Questo comunque dare una spiegazione, un movente, ci porta in qualche modo a empatizzare con la vittima, con l'aggressore, piuttosto che con la vittima. Guardiamo invece la donna, come viene narrata. Allora, la donna, se alleniamo appunto, ripeto, l'occhio e la mente, vediamo che in qualche modo è la causa dell'atto che si è in qualche modo cercata e provocata, cioè in qualche modo per un suo comportamento, che va anche dal non vestirsi appunto all'occidentale, o avere un altro, uscire tardi la sera, o avere un'altra persona, un altro uomo, un'altra relazione, eccetera eccetera, fa sì che in qualche modo ha provocato l'atto violento. Quindi in una logica che non è che si capovolge in qualche modo, in queste narrazioni che noi chiamiamo narrazioni tossiche perché scambia completamente scambi connotati, la vittima diventa in qualche modo colpevole di quello che si è causata. E non solo, oltre questo, oltre il come viene narrato dai media, ci sono poi amplificati dai social, ci sono poi i commenti dell'opinione pubblica, no? Che attraverso questo tipo di narrazione poi esprime i propri pareri. E, per esempio, sullo stupro, guardate, ho selezionato questo commento, questo è recente invece, del caso dello stupro della ragazzina di Jesolo di 15 anni quest'estate. Il commento di questo uomo, questo Mauro Maestro, che dice: queste ragazzine pensano di rimediare una canna facendo servizietti veloci agli spacciatori, poi trovano quello che invece vuole il servizio completo e allora piangono perché le stuprano. Storia vecchia come il mondo, ok? Allora, ce le cerchiamo, ce le andiamo a cercare in qualche modo, ok? Quindi, in una logica, ripeto, stravolta, le donne sono sempre vittima di quello dell'atto violento. Attenzione che femminicidi e stupri sono gli unici crimini in cui la vittima diventa quasi la colpevole di quello che sta subendo. Attenzione al discorso dello stupro. Lo stupro è importante leggerlo per capire quello che appunto dicevamo prima, le radici culturali e sociali della violenza. Allora, lo stupro, quali sono i motivi per cui gli uomini agiscono violenza sessuale, che è la violenza, no? È l'atto sessuale non consenziente, ma anzi c'è una violenza, no? Allora, lo stupro viene effettuato sostanzialmente per punire e per vendicarsi, per vendicare l'onore tradito. Se vi ricordate, non è recente, no? È recente l'abrogazione del diritto d'onore. Un uomo poteva benissimo uccidere una donna fino a pochissimo tempo fa e cavarsela con poco grazie al delitto d'onore, ok? Quindi una donna che si prendeva la libertà di decidere, di autodeterminarsi e intessere magari una relazione con un altro uomo, il suo comportamento va a discapito dell'immagine maschile. Allora, questa è un'idea di cui non ci siamo liberati da un punto di vista
legislativo, no? Come dicevamo prima, ma di certe idee, di certi paradigmi dentro cui leggiamo le relazioni uomo-donna, forse ancora abbiamo bisogno di liberazione, non solo noi donne, ma anche gli stessi uomini. Poi vediamo se riesco ad arrivarci, vediamo. Allora, lo stupro è usato per vendicare l'onore tradito, per affermare un dominio, un possesso sul corpo femminile, per punire la donna che non sa stare al proprio posto, per punire un eccesso di femminilità. Se ci pensate, la donna che si prende la libertà di essere, di vestirsi in modo femminile, c'è un eccesso di femminilità stabilito da chi? Sempre dallo sguardo maschile, e viene punita. Ah, ma se la cercava, ma se andava in giro vestita così, se l'è cercata, punita. E questo commento è dentro questo quadro. Allora, attenzione, perché lo stupro è un monito per tutte noi. È un monito per tutte noi. È un affermare il controllo su tutte le donne, perché tutte potenzialmente siamo stuprabili in quanto donne, e quindi c'è una vulnerabilità universale delle donne, perché ogni donna sa che potenzialmente è a rischio di violenza sessuale per il fatto di appartenere al genere femminile, e quando una donna viene stuprata proprio perché, per questi motivi qui, non sa stare al proprio posto. E qual è il nostro posto? Chi ce l'ha indicato, chi ce l'ha dato, chi ce l'ha assegnato, ok? Diviene una punizione per tutte, un monito per tutte. E questo lo vediamo proprio, proprio sul discorso che facevo prima, della colpevolizzazione della vittima. Nell'ambito degli studi psicosociali c'è un nome tecnico che si chiama victim blaming, è sempre un nome inglese, cioè biasimare la vittima. Allora, attenzione, che questo lo facciamo non solo gli uomini in quel senso lì, ma lo facciamo noi donne. Lo facciamo noi donne perché c'è un motivo. E si riaggancia a quello che dicevo prima. Lo facciamo noi donne perché è rassicurante. Nel senso che nel momento in cui anche noi ci agganciamo a questa idea della donna che non sa stare al proprio posto, in qualche modo evitiamo di empatizzare con lei, perché ci allontaniamo da lei dicendo, con il pensiero rassicurante che: ah no, ma io non mi vesto, no, io non mi vesto, non mi vesto mai così, io in giro alla sera non ci vado, io non mi drogo, io non mi prendo le distanze, evito di empatizzare e produco il pensiero rassicurante: a me non succederà mai. Ma attenzione, facendo questo ci auto rientriamo, ci autolimitiamo e rientriamo nel posto, nei posti, appunto, nel posto nostro, nel nostro posto, che una società appunto patriarcale maschilista ci ha assegnato. So se è chiaro, secondo me è molto importante questa cosa, perché sono riflessioni, chiavi di lettura che non difficilmente si condividono, difficilmente si riescono, si fanno, difficilmente, non ci sono posti dove si riescono ad andare oltre queste cose. Quello che quotidianamente diciamo, cioè facciamo spontaneamente, ci viene da fare questo, ma c'è un motivo, perché noi ci agganciamo, noi donne ci agganciamo al victim blaming, cioè a non empatizzare con la vittima, nostra sorella tra l'altro, no? Il discorso del costruire una sorellanza, appunto, sì, grazie, costruire una sorellanza. Concisa, e capirai, una parola. 20 minuti. Mi sono persa, sì. Allora vado avanti, salto alcune cose.
Allora, quindi allora, salto alcune cose dicendo questo, mi riaggancio al discorso appunto della lotta di emancipazione femminile, con le quali abbiamo le nostre nonne, le nostre mamme hanno rivendicato dei diritti che a livello legislativo poi abbiamo visti raggiunti, il diritto di famiglia, la legge sul divorzio, la legge sull'aborto, eccetera eccetera, ma quindi a livello legislativo ci siamo, abbiamo anche non solo leggi nazionali ma anche leggi europee, leggi nazionali, quindi come il discorso della parità di genere e della violenza sulle donne è un discorso che a livello, come posso dire, globale, a livello legislativo ci siamo. Il problema è che ci siamo emancipate ma non ci siamo veramente liberate, perché perdura, continua l'idea, comunque il paradigma patriarcale e maschilista di cui noi ci dobbiamo liberare, ma insieme ai nostri fratelli uomini, perché sennò da sole non ce la facciamo, in cui la donna non è vista come persona ma viene comunque sempre annullata o sempre dopo il dovere della conservazione del nucleo familiare. E il discorso dell'aborto ci rientra in pieno in questo, e tanto è vero che appunto ci sentiamo molto spesso responsabili di quello che subiamo, perché non siamo mai abbastanza brave mogli, abbastanza brave madri. E dico un'altra cosa per approfondire ancora un po' più questo discorso, poi mi taccio. Mary Young, che è una filosofa statunitense, dice che la violenza è una forma di oppressione, è una pratica sociale che si colloca dentro un quadro generale di svalutazione dei soggetti svantaggiati. Allora, qui sta un discorso invece di tipo appunto sociale e politico, cioè del ruolo della donna dentro la società. Allora, come avviene, come ancora si porta avanti, si perpetua? Forse io c'ho anche qualche altra slide. Ah sì, era questa. Esatto. Il ruolo della donna come soggetto svantaggiato in due modi. Uno è la riduzione sistematica del valore sociale delle donne. Ora, noi non abbiamo, le donne ancora non hanno un peso sociale. Questo lo vediamo dall'invisibilità che abbiamo, sociale, culturale e politica. Lo vediamo dalla scarsa rappresentanza che abbiamo appunto nelle istituzioni politiche e non. Scarso riconoscimento dei diritti nel discorso dell'applicazione delle leggi. L'impedimento che abbiamo a ricoprire i ruoli apicali nella società, il famoso tetto di cristallo, no? Che va di pari passo con la segregazione lavorativa, no? Vengo dal mondo della scuola di base, siamo tutte donne, essendo l'altra metà del genere umano, 70 mi dà tanto, se siamo tutte lì non siamo da un'altra parte. E dove non siamo? Non siamo nei ruoli apicali della società, che ancora sono di appannaggio maschile. Lo vediamo nella disparità economica che ce lo attesta ogni anno, per esempio, il report del World Economic Forum, in cui quest'anno nel 2017 ci vede come fanalino di coda dell'Europa, ma nel mondo siamo scesi ben all'82esimo posto per quanto riguarda quattro indicatori, che sono le opportunità economiche, l'istruzione, la salute, l'accesso alla politica. Beh, noi stiamo dietro, c'è scritto, il Burundi, dietro la Bolivia, il Mozambico, il Kazakistan, la Mongolia, l'Uruguay, l'Uganda e il Perù, rispetto alla parità di genere, ok? In questi quattro indicatori. Quindi, riduzione sistematica del valore sociale delle donne, e poi l'altro fattore importante è la riduzione della donna da persona, da soggetto, nella sua interezza e complessità, a corpo erotizzato, oggetto del desiderio maschile. E questo lo vediamo qua.
nelle immagini pubblicitarie, guardate, ne ho colte alcune, dove c'è rappresentato lui o lei. Questo fenomeno che una sociologa femminista morta l'anno scorso, che in Italia è praticamente sconosciuta, e che è Colette Guillamin, chiama sex age, cioè le donne sono il sesso, tutto intero sesso usate come tali. La donna è sesso, ma essa non possiede un sesso, perché noi non abbiamo la libertà, no, di autogestirci i nostri rapporti sessuali, non ce l'abbiamo mai avuta. Dobbiamo stare al nostro posto, se non stiamo al nostro posto siamo punite. Punite con quello che dicevo prima, con, nel caso più estremo, con stupri, con lo stupro, oppure con tutto il linguaggio dell'odio, con tutto il linguaggio dell'odio misogino che, guardate, che è stato, questi sono solo i tweet che vengono monitorati da un progetto che ogni anno monitora i commenti insieme a tre atenei universitari, dove fa una mappatura dell'intolleranza nella società italiana, ripeto solo tweet, in cui la misoginia viene fuori come dato assolutamente superiore al razzismo e agli altri indicatori. Quindi dicevo, gli uomini, quindi la donna è sesso, non possiede un sesso, perché un sesso non possiede se stesso. Gli uomini invece non sono un sesso, ma ne hanno uno, ok? Quindi l'erotizzazione del corpo femminile è la nuova forma e più subdola del neopatriarcato, perché al corpo della donna si dà valore, ma non in sé, ma in quanto corpo desiderabile. Quindi, è chiaro? Quindi c'è una continuità con il passato, che è lo sguardo maschile, è la desiderabilità allo sguardo maschile, quindi l'elemento di continuità. Nell'immaginario maschile il corpo femminile quindi è un corpo violabile, è un corpo permeabile dagli occhi e dalle mani degli uomini, no? E quindi e questo è causa appunto anche dell'abuso sessuale della violenza. Ma accanto a questo c'è l'altra faccia della medaglia che io vorrei proprio mettere, porre, l'altra faccia della medaglia, questo lo metto perché, ecco, l'altra faccia della medaglia che non viene, viene poco messa in risalto, e cioè l'aspetto maschile. Cioè in tutto questo la sessualità maschile come ne viene fuori? Come ne viene fuori? Allora, è una sessualità, come dice anche Stefano Ciccone dell'Associazione Plurale Maschile, no? Emerge come l'emersione di un'animalità da governare, no? Nell'immaginario collettivo il maschio è maschio, nello stereotipo culturale il maschio è tanto quanto è un maschio alfa, forte, predatore, sessualmente prestante. È una gabbia anche questa, è l'altra faccia della medaglia, perché appunto si fa coincidere l'idea di virilità appunto con l'idea di violenza. E anche qui c'è un modello maschile riduttivo, come è riduttivo il modello femminile. Perché vediamo il prototipo della donna desiderabile è quella delle baby dolls del museo, della casa adesso delle bambole di Torino, è quello, ok? L'immaginario maschile è quello della donna, ma che quindi è un immaginario estremamente riduttivo, ma è riduttivo anche l'idea di uomo è riduttiva, perché esprime in realtà una miseria nelle capacità di stare dentro la relazione in modo paritario e reciproco, e quindi nel poter esprimere i mille modi in cui un uomo si può essere, i mille modi in cui una donna può essere, i mille modi in cui un uomo può essere. Chiudo, vado. Io questo ruolo indegno. Di chiudere. Quindi, di fatto, la disuguaglianza che permane ancora oggi tra uomini e donne, e che è causa appunto della violenza di genere, non viene riconosciuta, come abbiamo visto, a livello politico, come una questione di giustizia sociale.
poi ampliando lo sguardo dai nostri confini, la condizione di subalternità, di sfruttamento, di schiavitù, di prostituzione delle donne del mondo ha a che fare anche con il diritto di cittadinanza mondiale. Ok, mi chiudo, avevo una citazione finale ma ho visto che ho preso troppo spazio, grazie. Grazie a Orietta per questo, diciamo, excursus fondamentale, diciamo, per noi che ci tenevamo tantissimo a trasferirvi. Adesso, prima che parte questo video, insomma, intanto ringraziamo Orietta perché il nostro movimento va nella direzione della libertà, che non è la complementarietà con l'uomo, come avrete capito, ma è la diversità. E quello che ci auguriamo è che questa società inizi a valorizzare le differenze, le diversità, e non a metterle, diciamo, una accanto all'altra o una inglobata dall'altra. Vi volevamo far vedere, prima di far parlare la dottoressa Toschi, un piccolissimo pezzo, quindi di qualche minuto, di una registrazione che è stata fatta dal Movimento per la Vita fuori dalla struttura clinica di Villa Igea, che è la villa, che è la struttura clinica che in questo momento nella nostra regione in Ancona si occupa delle interruzioni volontarie di gravidanza, perché il nostro ospedale regionale non garantisce. Questo si sappia, perché io ho scoperto di lavorare in altri ospedali che la gente non lo sa. E quindi vengono accompagnati dai professori di scuola e magari i genitori sanno che è scuola. Quindi qua fanno gli aborti delle minorenni. Forma positiva, adesso la fanno vedere dal lato positivo. Crede di fare cose buone accettando proprio queste culture sotto vari aspetti, non solo la volta. Non si rende conto più che è un male. Piantello, più diritti. Piantello. La porta un diritto, i figli sono un diritto, non è un figlio, non è un diritto, assolutamente. È un dono. È un dono. No, ecco. Quindi bisogna fare molta attenzione a quello che ci vede. La cosa grave è stanno che tentando di farci un lavaggio del cervello molto pericoloso. La cosa grave, no, cioè, abbiamo scoperto che in questo ospedale adesso fanno solo gli aborti delle minorenni, perché ricordo che per la legge 194 le minorenni possono andare a partire senza dirlo ai genitori. È importante che questo si sappia, perché io ho scoperto di lavorare in altri ospedali che la gente non lo sa. E quindi vengono accompagnati dai professori di scuola e magari i genitori sanno che è scuola. Quindi qua fanno gli aborti dei minorenni e ci risparmieranno come conquiste queste, loro sono delle conquiste.
e gli aborti terapeutici. I cosiddetti terapeutici, quando non curano nulla, ma uccidono un bambino solo magari perché ha il labbro di porino o un piede torto. Quindi sono delle bestialità. Tutto il resto degli aborti adesso è stato delegato a Videgea, dove andremo dopo domani mattina, perché è una clinica privata dove non fanno più nascere bambini perché non c'è più la ginecologia, però li uccidono l'aborto. Quindi è una clinica privata per giunta pagata con soldi dei contribuenti, diciamo una parent food all'italiana, ecco, quindi un mattatoio simile a quello americano, privato, dove con soldi pubblici si uccidono bambini. Quindi ecco, questa cosa è molto triste. È triste di per sé l'aborto, ma addirittura che paghiamo cliniche private per fare, per ammazzare i nostri fratelli, e poi dopo abbiamo bisogno, come dicono i nostri politici che non abbiamo mai votato, che ci sono su adesso, abbiamo bisogno degli extracomunitari che sostituiscono i nostri bambini, perché noi non li facciamo più, ma non che non li facciamo più, li facciamo più. Se c'è un piano di sostituzione della popolazione, non c'è questa cosa qua. Quindi Volterini dice, la Comunità, dicono che abbiamo bisogno di 300.000 extracomunitari perché noi non facciamo nascere i bambini. Iniziamo a ucciderli quella volta, vedi che non avremo bisogno, perché con la legge 194 6 milioni ne abbiamo uccisi di bambini, e con loro i bambini che avrebbero avuto questi 6 milioni di bambini. Sì, e quello che si spende per questa immigrazione incontrollabile, si risparmierebbe molto di più ad aiutare le mamme che magari non vorrebbero abortire, ma per motivi economici non riescono a avere la forza di farlo. Pensare che un aborto costa 2.300 euro al contribuente, ai 5.000 euro se è un aborto terapeutico, quindi fatto fino a 6 mesi, ripeto, un aborto terapeutico a 6 mesi, basta un labbro leporino per giustificarlo. Questi soldi dovrebbero essere invece utilizzati per aiutare le mamme a fare figli, certo, a portare avanti la gravidanza con serenità. E quindi c'è anche l'adozione, se una mamma al bambino non lo vuole lo può dare in adozione, perché nell'anonimato, quindi non ha neanche diciamo l'umiliazione di essere conosciuta, no? Sì, la legge permette che possa far nascere un bambino in anonimato e poi viene dato subito in adozione. Invece c'è un piano proprio sia massonico di sostituzione della popolazione, e l'aborto rientra in questo piano, e sia pur di guadagnare, gli ospedali fanno incentivano l'aborto perché guadagnano di più l'aborto per un intervento urgente, è considerato un intervento urgente rispetto a tutte le altre operazioni, e in più non vedo perché essere un intervento. In questo momento sta dicendo sostanzialmente che non si spiega il perché gli ospedali, tutti debbano correre dentro l'ospedale quando arriva una donna che deve rientrare dentro i 3 mesi, invece lui per fare un'ecografia ci mette un sacco di tempo, e quindi non si spiega perché per gli aborti tutti corrono, invece per tutti gli altri come se nessuno facesse niente. Ecco, io passerei la parola alla dottoressa, penso che abbiamo bisogno sia di sfatare tutta una carrellata di stupidaggini tecniche che non stanno né in cielo né in terra, e ovviamente tutto il linguaggio e il lessico che è stato utilizzato. L'ospedale è diventato un mattatoio, le donne sono diventate delle poverine che vanno, sì, dei contenitori che vanno riempiti per, lui lo chiama il piano massonico di sostituzione etnica che è in corso in Italia. Quindi ecco, diciamo che rispetto a quello che dicevamo del movimento delle donne contro i fascismi e quello che diceva Orietta, direi che ci stiamo pienamente nell'analisi. Grazie. Grazie a voi, grazie dell'invito. Sono talmente tante le cose da dire che hanno già affrontato molto bene la persona che ha parlato prima di me. Sicuramente mi sembra molto giusto il vostro taglio, no? Di mettere insieme il fatto che è proprio una mentalità fascista, sovranista si chiama adesso, no? Questa idea che i neri cattivi e poveri vengono a invaderci e noi non li abbiamo fatti questi bambini perché siamo brutti ed egoisti,
e non perché, come ha dimostrato, le donne in Italia non hanno lavoro, o almeno se ce l'hanno in nero, non ce l'hanno in maniera ufficiale. Io ho fatto per 10 anni la consigliera di parità nella regione Umbria e ho conosciuto anche molte consigliere di parità delle Marche, che erano molto brave e molto attive e lavoravano moltissimo su questi temi, e quello che usciva fuori per esempio era che il tasso di abortività in Umbria è più alto che nelle Marche, ma andava insieme con il tasso di lavoro delle donne, cioè quando alle donne gli dai il lavoro i figli li fanno. No work, no children, diceva un bel cartello in una delle tante manifestazioni che ci sono state a Milano, o a Roma, in tanti posti d'Italia. Cioè è dimostrato che quando una donna ha il lavoro i figli li fa, tant'è vero che Brutta e Zozzone rimangono incinta subito dopo che gli hanno fatto il contratto, no? E che in generale poi le licenziano possibilmente subito dopo l'anno, o l'anno e un mese, oppure gli propongono un trasferimento a 100.000 km di distanza, quindi loro rinunciano, e una donna su due rinuncia al lavoro subito dopo la nascita di un figlio. Cioè c'è qualcosa che non torna. Allora, perché appunto ci sono gli asili nido, siamo ai tassi che ci vengono chiesti dall'Europa per numero di asili nido? No, siamo a un gran numero ormai di dog sitter e di perché ormai la gente si fa il cane, no? Le coppie discutono al momento della divisione sul cane a chi andrà. Perché purtroppo è vero che è un mondo triste quello in cui non nascono i bambini, ma non è che se tu glielo fai fare per forza le donne li fanno e vengono fuori dei bei bambini contenti. No, le donne, come sempre hanno fatto, prima della legge e dopo la legge, in tutti i paesi dove la legge non c'è, lo fanno di nascosto, con metodi. Per fortuna adesso esistono degli ottimi metodi che torneranno, o speriamo si incentivi, che per cui le donne faranno da sole. Perché esiste una bella pillola che si chiama RU486, che anche in questa regione è usata pochissimo. Ci sono dei buoni esempi da queste parti, ma non basta. Cioè, tutti gli ospedali dovrebbero dare la possibilità di fare un aborto, come dice la legge, come dice la 194, secondo i sistemi più moderni. Noi siamo ancora al Medioevo, perché sono 30 anni che esiste la RU486, e siamo invece il paese in cui si usa di meno. Il Portogallo ormai è cresciuto intorno al 50%, la Francia il 70% degli aborti si fanno con l'RU. Non è il solo sistema, ma sicuramente sarebbe un ottimo metodo anche per combattere l'obiezione, perché è ovvio che non è che è molto divertente per colleghi essere gli unici che nella zona fanno un intervento, e se vai in ferie chiude il reparto e tu ti devi sentire in colpa tutta la vita perché sei andato in ferie e quella persona non ha potuto avere un servizio. C'è qualcosa che non torna, no? Cioè, la base è che per esempio noi usciamo da 5 anni di ginecologia ostetricia che non abbiamo in genere mai visto un'interruzione volontaria di gravidanza, perché il primo anno che un ragazzo entra alla specialità gli dicono: tu sei obiettore, vero? Ecco, firma qui. E quel ragazzo e quella ragazza, in media sono quasi tutte donne, non entrerà mai in quella brutta sala zozza e buia del piano di sotto dove si fanno le IVG, o in quella clinica lontana dove appunto hai delegato per non prenderti cura del problema. Allora, io non sono dell'idea che deve essere obbligatorio far fare per tutti, anche chi non lo vuole. È vero che chi si iscrive a ginecologia ostetricia ovviamente lo sa che esiste la legge 194 e quindi dovrebbe prenderne atto. Io penso comunque che moltissimo del lavoro dovrebbe essere comunque quello, tu se sei un ginecologo devi almeno sapere come si fa, perché ti ci troverai davanti a una cosa del genere. Un carman, io sono sicura, potrei farci una scommessa che su 100 ginecologi forse 8 sanno cos'è un carman veramente, no? Che vuol dire usare solo il materiale di plastica, usare, stare attenti alla donna a poterlo fare anche in anestesia locale, perché lo fai insomma, quello con cui abbiamo imparato noi. Io ho imparato a fare le IVG sui tavoli, nelle case delle donne, prima della legge, perché noi dicevamo: siamo in quella stasa lì, veniteci a prendere se avete il coraggio. E in media non ci venivano perché rischiavano di trovarci la sorella, la cugina. Quindi così era, no? Così l'abbiamo ottenuta la legge.
Questo io lo racconto sempre alle ragazze perché non lo sanno molto spesso. Sembra che così sono messi d'accordo i democristiani e i comunisti. Sì, è vero, si sono anche messi d'accordo, ma per fortuna c'è stata una cosa che è arrivata, una cosa finale, anche se ai radicali non gli piaceva molto. Però rimane il fatto che l'abbiamo ottenuta, e l'abbiamo ottenuta anche con le tante donne, non solo i radicali, che nei 5 nuclei di aborto clandestino che c'erano a Roma erano assolutamente il movimento femminista, punto, e le facevamo perché era l'unico modo, oppure organizzavamo i viaggi a Londra. Ecco, siamo tornati ai viaggi a Londra o comunque in Inghilterra, o comunque, perché per esempio per ottenere un RU in Umbria non c'è. Io lavoro nella rossa Umbria da 30 anni e sono anni che chiediamo questa cosa, sono 8 anni che ferma la delibera al Consiglio regionale, non c'è una delibera che stabilisce come si deve utilizzare. Risultato, una donna se vuole fare un RU deve andare a Roma, a Firenze, in Toscana, accanto, perché non lo può fare. Oppure, altra cosa terribile, l'AIFA, unico posto in Europa, ha stabilito che l'RU si possa usare solo fino a 7 settimane. Ora, molto spesso una donna si è resa conto di essere incinta alla 6-5 o alla 7 settimana, quindi no, l'RU di fatto gliela impedisci. Tutto il resto d'Europa la usa fino a 9 settimane. Questo vorrebbe dire che è molto più possibilità di usare l'RU. Esiste tra l'altro, e questo vi invito ad andare su Facebook, su Change, una petizione da parte di un comitato che chiede esattamente questo, un comitato che si chiama molto più che 194, vogliamo credere che alcune cose ci mettano a un livello europeo, cioè per esempio l'RU ci sia in tutti gli ospedali. Anzi, perché in ospedale? In Francia la fanno i medici di famiglia, in Belgio la danno i medici di famiglia, le ostetriche. Non c'è bisogno di un medico ginecologo specialista per dare una pasticca, c'è bisogno di un ospedale che poi, se in caso in cui, quei rari casi, per fortuna rari, ci sarà un problema, 24 su 24 la riceva. E questo c'è sicuramente in qualunque posto d'Italia. L'importante però è che la gente lo sappia. La maggior parte di noi confondono ancora l'RU con la pillola del giorno dopo. Sono due cose ben diverse, eh? Una cosa è il mefipristone, che è una sostanza inventata da Bollio in Francia ormai più di 30 anni fa, e sperimentata per primi in Svezia, e che adesso lo fanno appunto, danno direttamente le pillole in Svezia al Karolinska, gli danno una bella bustina dove ci sono dentro la pillola mefipristone, quella delle prostaglandine, gli spiegano tutto e gli dicono: lo vuoi fare qui o lo vuoi fare a casa? A casa, pronti, ciao. Questa è la pillola per continuare. Ecco, questo è il mondo. Noi siamo ancora a ricovero ospedaliero di 3 giorni e come se qualunque di voi, maschio o femmina, abbia un po' di ulcera e gli dicono: no, mi dispiace, guarda, bisogna operare, come si faceva 30 anni fa, non le puoi usare i farmaci per il blocco della pompa protonica, non lo puoi usare, perché non si può. Ma come, c'è tutta Europa, si può, e qui non si può fare, perché? Perché hanno detto che fa male, perché ecco lì altre bugie, dicono ci sono stati dei morti. Beh, chiaro, in America, dove le cose si fanno già per guadagnare, per prima cosa, hanno fatto degli aborti con l'RU, usando poco RU perché costava caro, quindi hanno usato un terzo, l'aborto è andato avanti, la persona doveva ripagare per fare l'ecografia, non c'è tornata, è morta, perché ovviamente il sistema sanitario non c'è, non perché la fa male RU. Quindi così come, ecco, tornando per rispondere a queste cose, scusate se non la faccio lungo solo il RU, però è una cosa che ho proprio qui, perché mi vergogno io quando arrivano le ragazze da me al consultorio, gli devo dire: no, scusa, sai cos'è l'aborto medico? Dice: no, laureata alla Bocconi, ma hai mai sentito nominare? Dico: male, ragazza, perché la tua età, io ci stavo, e tante altre abbiamo ottenuto questa legge, tu lo sai, ma io so che in Italia è vietato. Dico: no, non è che in Italia è vietato, è che voi state zitte e quindi le cose non si fanno, perché una cosa è ottenere una legge, come diceva lei, una cosa poi ottenere di applicarla. Quindi se non ci si mettono le donne, come per fortuna vi siete messe qua a piantare le grane, le cose non avanzano. Non avanzano neanche con l'amministrazione di sinistra, perché noi abbiamo avuto 2 governatrici di sinistra che di questa cosa non se ne sono occupate affatto. Appunto, sono 8 anni che la delibera in regione aspetta di essere accettata, di essere varata, e quindi nessun ospedale si piglia la briga.
Allora, le bugie se ne raccontano tante sul web, poi non si finisce mai. Quello che dicono è assurdo, perché poi lo spiegherà anche meglio la collega dopo di me, non voglio prendere tutto il tempo. Intanto gli aborti dei minori non sono affatto facili, e tra l'altro l'Italia è uno dei paesi con un basso tasso di abortività dei minori, perché tutto sommato, finora almeno, la società tiene, per cui non c'è proprio quell'abbandono o quella... Vediamo i tassi che ci sono in Inghilterra, in America, dove è vietato tutto, hanno il tasso più alto di abortività, e di bambini, delle teenagers, quelli che vediamo in televisione, no? Quei meravigliosi bambini delle teenager, che li fanno lo stesso sperando che poi appunto pigliare i soldi alla fine del mese. Noi, siccome non te danno una lira, siccome è la famiglia che se ne deve occupare, molto spesso sono i genitori che te le portano e ti dicono: per favore, magari lei fa la bizzina perché ha visto una cosa e pensa che non lo vuole, perché non si rende conto di che cosa è. Perché la maggior parte in Italia, se guardiamo i dati, la maggior parte degli aborti delle minori sono fatti con il permesso dei genitori. Quindi stiamo dicendo una bugia, prima. Secondo, il giudice tutelare, per darti il permesso, che poi vuol dire che magari ti dice: però un adulto ci deve essere, quindi c'è anche qualche santissimo professore che è professoressa che quella mattina l'accompagna per non mandarla da sola, perché magari il babbo e la mamma sono due tossici, esiste, no? O sono due scapestrati, o sono uno in America e l'altro chissà dove. Cioè, i ragazzi sono spesso abbandonati. Quando vai a parlare nelle classi, io ci vado con i ragazzi, loro ti dicono: fortuna che c'è il nonno, perché a casa non c'è mai nessuno per parlare. Allora, di che stiamo parlando? C'è una bellissima poesia, quando io incontro questi agguerriti che dicono: la famiglia, prima la famiglia, non dovete parlarci voi, prima ci voglio parlare io. Benissimo, ci hai parlato, cosa succede, cosa sono le prime mestruazioni, la prima eiaculazione, cosa è la sessualità, quella bellissima cosa, o quella bellissima cosa saper fare i bambini, saper decidere di avere un bambino. Ci hai mai parlato di questo? Beh, allora, la maggior parte dei padri italiani, europei anzi, parla con i propri figli 4 minuti al giorno. Questi 4 minuti, secondo voi, parla di questo? O parla di macchine, di partita, di cosa si mangia oggi? Io penso che parlerà di quello. Sono ancora pochi i genitori che entrano quando vai nelle classi. Io entro. Quanti di voi hanno parlato di sessualità con i genitori? 30 anni fa, quando ho cominciato, si alzavano 3 mani su 30. Adesso se ne alzano 8. Migliorata la situazione, ma 8 su 28, gli altri 20, zitto, silenzio, non si parla. Quando uno non ti parla è un messaggio chiarissimo, il silenzio è un messaggio fortissimo, Non stai da parlare di questa cosa, non se ne parla, zitti, stai attento, non ti preoccupi. Nessuno gli mette lì un pacco di profilattici e gli dice: oh, quando lo farai la prima volta, ricordati, perché ancora l'AIDS in Italia ce n'è, e ce n'è tanto. E stanno, come diceva, le ultime cose, i ragazzi non sanno neanche che è, non l'hanno mai sentito nominare, perché per fortuna di AIDS non si muore più, però ci si ammala e si campa male con l'AIDS tutta la vita. Allora, queste cose banali nelle scuole vanno dette, lo deve fare il consultorio, ad andare nelle scuole, non essere vietato: mio figlio di queste cose non deve poter parlare, perché tanto internet ce l'hanno tutti, il telefonino non ce l'avrà lui, glielo presta l'amico. Ormai i ragazzi sono tutti connessi. Allora, dopo, le informazioni che hanno sono pessime. Dopo, il nostro ministero è stato, come dire, vergognosamente sconfessato a livello europeo, perché noi, dal punto di vista della contraccezione, siamo molto indietro, perché per esempio i nostri siti ufficiali non ne parlano affatto. Anzi, l'ultima zozzeria è che adesso con la nuova ministra hanno aperto una pagina sulla contraccezione d'emergenza, però peccato che l'hanno fatta fare alla ditta produttrice, che non è esattamente la cosa giusta per un ministero. Allora, voglio dire, siamo veramente indietro sui diritti sessuali e riproduttivi di uomini e donne. Non è una questione di donne, diceva giustamente prima di me, non è una questione di donne. Un ragazzo deve sapere come proteggersi, deve sapere quanto è bello fare l'amore, ma quanto può essere, come dire, pericoloso anche per lui emotivamente questo fatto, se non è pronto per affrontarlo, se non è una cosa bella da condividere insieme, se non è, o se succede un guaio non sa dove andare. Deve sapere dove andare. I ragazzi, 2 su 100 sanno dove è il consultorio in Italia. Mi sembra giusto?
Sì, consultori ce ne sono sempre meno, però insomma non è possibile che non si sa. Dovrebbe essere che tu fai così col telefonino, fai così, dov'è il consultore? Lì. Perché ormai queste cose si possono fare, non costano molto se le fa il Ministero, no? Se le fa la Regione Marche, la Regione Umbria. Vi risulta una regione che l'abbia fatto? Allora, c'è una sola, due regioni che fanno il controllo di cosa fanno i consultori, sono il Piemonte e l'Emilia-Romagna. Il resto non sa nemmeno quanti, più o meno quanti sono i consultori della sua regione e che cosa fa, poi proprio zero. Se mette una spirale o non mette una spirale, lo sa nessuno? Beh, il consultore dovrebbe mettere la spirale, nella maggior parte delle regioni è considerato quasi fuori legge, perché siccome è un atto chirurgico, dico che insomma secondo le altre presso dei paesi lo mettono le ostetriche, no? Anche a casa delle donne volendo si può mettere, ecco, invece noi siamo che è diventata un'operazione difficilissima e un costo altissimo, perché le spirali, abbiamo le spirali più care d'Europa, infatti dico compratevela in Romania, ve la mettiamo qua, e la maggior parte dei consultori non si mettono perché bisogna sterilizzare, ah no non ci sono i ferri, eh. Poi però se viene nel mio ambulatorio privato gliela metto. Allora c'è veramente qualcosa che non va, i consultori devono essere controllati in quello che fanno, non fate gli incontri nelle scuole, non fate, basta, via, cioè dovete farli, e i direttori generali dovrebbero essere multati per questo, nel loro bel salario finale, e ne pigliano tanti i soldi alla fine del mese, dovrebbero essere valutati su come funzionano i consultori, per esempio, non è molto difficile da fare, si può fare, da noi in Umbria lo screening va benissimo della cervice, perché? Perché l'hanno messo tra i criteri di valutazione dei direttori generali. Allora, se un direttore generale sa che ci perde anche solo 500 euro alla fine del mese, secondo me ci sta attento. Ecco, quindi questo, scusate, sono molto concreta perché sono 35 anni che lavoro nei consultori e ho fatto la consigliere di parità e so come poi nelle istituzioni ti devi attaccare all'ultimo pezzettino, però su quello ti incastro come hanno incastrato Luchi Luciano, no? Non l'hanno fregato perché aveva fatto le porcherie che aveva fatto, ma perché non aveva pagato le tasse, ecco. Siccome noi, io le tasse le pago e anche volentieri, e tante volte ho litigato quando ho detto che le pago volentieri, perché nella scuola buona che fa sicuramente le due maestre che ho a destra e a sinistra, io ci credo molto, ma non quella di Renzi, la scuola vera fatta dalle persone che ci si impegnano, ecco, noi per fortuna in Italia ancora un po' ce l'abbiamo, teniamola salda, teniamo che, però chiediamo che certe cose sull'educazione di genere siano la base, perché si comincia alla scuola materna, i bambini sanno già, dividono i colori tra maschile e femminile al 3 anni, tra che cosa è da maschio e cosa è da femmina, forse anche prima. Allora questo è fondamentale, invece, avere un'educazione che tenga conto dei sentimenti delle persone, delle persone che magari hanno altri approcci alla sessualità, che magari sono omosessuali, non sanno ancora che cosa sono. Voglio dire, perché non deve essere possibile questo? Invece stiamo andando verso un terrore di questo, quindi lavoriamo per tutelare i diritti sessuali e riproduttivi di tutti. Io ci sono, tra l'altro mi do una notizia che, insomma, che spero di poter confermare a breve, lavorerò qui nelle Marche con l'AIED ad Ascoli Piceno, quindi penso e spero di poter essere utile ad altri dibattiti e altri incontri che si possano fare su questi temi o altre lotte per questo. Ho cominciato quando avevo 20 anni, eravamo qua a riprenderci la vita, dubito che mi fermo a 62. Grazie infinite, se non altro per l'energia e la carica, e quello, diciamo, è assolutamente impagabile, anche per tutta una serie di spunti di riflessione che sono molto interessanti. Se vieni nelle Marche sei la benvenuta, anche perché insomma noi abbiamo una situazione a Senigallia non bruttissima, anzi molto positiva, però fuori da qui il buio, quindi Ancona ne abbiamo parlato prima, quando la situazione nel nostro ospedale regionale è questa, a Iesi il servizio è praticamente sospeso, addirittura in consultorio anche gli psicologi si appellano all'obiezione di coscienza, per cui non viene garantito nemmeno il percorso che ti fa dire no, ti faccio la ricetta e vai là, no, neanche quello, tutto completamente bloccato e sospeso. Se si scende nelle Marche, diciamo, del sud
anche lì la situazione non è affatto positiva, diciamo che noi abbiamo collezionato l'82% di ginecologi obiettori in tutta la regione, che pochi non sono. Quindi ecco, abbiamo bisogno di te, grazie che vieni da noi. E in allora passiamo la parola a Laura, alla dottoressa Ginocchini, che ci parlerà invece di come si, diciamo, mette in pratica tutto quello che un po' ci ha detto Rietta, su cui è entrata anche la dottoressa Toschi, in un progetto molto interessante che è stato fatto all'interno delle scuole, sia dal punto di vista delle finalità, del perché si è deciso di fare certe cose e poi su che cosa si è fatto concretamente. Quando avrà finito Laura, lo spazio è tutto per voi, quindi potete farci tutte le domande che volete. Intanto proviamo a chiudere, grazie. Sì, io cercherò di essere breve perché è tanto che chiacchieriamo. No, una cosa ci tenevo a dirla perché non l'abbiamo sottolineato, cioè l'interruzione terapeutica di gravidanza prevede un percorso dove viene valutato la motivazione per cui viene fatta. Attualmente la chirurgia sul labbro leporino ha dei risultati meravigliosi e non si interrompe la gravidanza per un labbro leporino, quindi così, giusto come dato di conoscenza, di consapevolezza, e neanche il piede torto ovviamente. E niente, detto questo, sono state dette un sacco di cose, e io vi riporto in realtà un'esperienza di Senigallia che su questo tema specifico è molto positiva, e quindi sono contenta in realtà di aprire uno spazio invece positivo sia sull'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica, dove magari dopo anche Carlo Girolametti, se vuole, ci può dire due parole, che insomma da un paio d'anni effettivamente all'interno della nostra area vasta, e si sta estendendo anche nel resto della regione, è un'opportunità che entro i limiti restrittivi della nostra legge comunque alle donne viene data. E questo proviene da un'esperienza di collaborazione tra il consultorio e l'ospedale di anni. Allora, io vengo da Bologna, ho studiato a Firenze, sono arrivata nelle Marche e devo dire un po' di differenza, ovviamente l'ho notata, tra l'Emilia Romagna e la Toscana, ma il consultorio di Senigallia su questi temi, insomma, credo che da anni abbia lavorato molto bene, i risultati si vedono. E su questo, come sulla cosa di cui in realtà vi devo parlare oggi, rispetto all'attività di prevenzione principalmente, che guarda caso dentro la legge 194 c'è, come, quindi da un lato c'è un grossissimo lavoro che è stato portato avanti da tanti anni da personale che è dedicato e che ci tiene ovviamente a fare il suo mestiere bene, sulla prevenzione delle interruzioni di gravidanza ripetute, per cui con un'attenzione alla contraccezione altissima nelle donne che hanno dovuto purtroppo ricorrere all'interruzione di gravidanza, quindi con una riduzione in realtà delle seconde, terze interruzioni di gravidanza evidente. E faccio un inciso, nel nostro consultorio ci sono anche del personale non medico obiettore che però fa assolutamente quello che la legge prevede che faccia, quindi c'è un'ottima collaborazione in realtà in questo senso, per cui anche il discorso dell'obiezione in realtà no, è un discorso che sarebbe anche lungo, per quanto io ho una visione un po' più radicale della tua, cioè il mio pensiero che se uno è ginecologo nel 2018 sa da 40 anni che l'interruzione di gravidanza è legale e quindi la deve fare. Se ha delle remore etiche o morali, non c'è bisogno che faccia il ginecologo, può fare benissimo il dottore facendo qualcos'altro, perché ci sono esperienze in Europa che ci raccontano che questo è possibile con un colloquio fatto prima di scegliere la specializzazione. Poi ripeto, opinione mia radicale, ci sono tante strade in mezzo per migliorare sicuramente la situazione attuale. Detto questo, due parole sul progetto nelle scuole che per fortuna da un paio d'anni siamo riusciti un po' a riprendere con un po' più di vigore, perché è la parte di vera prevenzione sia sulla interruzione di gravidanza che io credo su tutti i discorsi, no, della violenza di genere e del tentativo di abbattere il più possibile gli stereotipi di genere. È un progetto piccolo che abbiamo cominciato con tutte le terze medie di Senigallia,
E grazie anche all'assessore Bucari che insomma ha coordinato un po' le relazioni con tutti i dirigenti. E, ovviamente è un progetto che può migliorare molto, perché per il momento lo sto seguendo io con un'ostetrica, prevede qualche ora di accesso all'interno delle scuole e abbiamo in realtà il progetto ambizioso di allargarlo molto, soprattutto con la collaborazione con gli insegnanti, perché tutte le linee guida ci dicono che soprattutto durante la scuola media sono gli insegnanti che fanno la differenza, anche perché io sono ginecologa e quindi in qualche modo arrivo a parlare di contraccezione e prevenzione di malattia a trasmissione sessuale. A 13 anni c'è bisogno di tanto altro anche, no? Che è una questione molto più basata sulla relazione con l'altro che sulla sessualità in senso stretto, cosa che a me compete fino a un certo punto, che riesco a fare fino a un certo punto, per cui ovviamente l'idea è di ampliare il più possibile questo progetto con anche un progetto tra l'altro mutuato dalla Regione Emilia-Romagna che si chiama Viva l'Amore, se qualcuno è interessato può andare a vedere sul sito Viva l'Amore, www.vivalamore.it, che è un progetto che proviene da un'esperienza olandese con 20 anni di validazioni anche scientifiche, per cui insomma sarebbe sicuramente interessante ed è quello che speriamo, se non quest'anno, nel giro di poco tempo, a far partire. Dunque, ovviamente mille cose mi sono venute in mente, una cosa molto interessante è questa che è stata citata anche della facilità di accesso dei ragazzi sulla rete, no? Molti genitori forse non se ne rendono neanche tanto conto fino in fondo, ma quello che i ragazzini imparano sulla sessualità dalla rete è una visione della sessualità completamente distorta, perché molto spesso la pornografia ha una visione completamente maschile della sessualità e di dominazione. Ovviamente andare nelle scuole a parlare di questo aiuta, secondo me, soprattutto perché i ragazzini rimangono abbastanza basiti dal fatto che se ne possa parlare, cioè che io lo so che tu lo guardi internet sul telefonino, parliamone, no? Questo come mille altri temi. Per farvi un esempio di il modo in realtà in cui cerchiamo di proporci ai ragazzi, quindi senza stare dietro la cattedra a fare la ramanzina, vi volevo proporre una piccola attivazione da fare tutti insieme, così per farvi capire in realtà quello che facciamo veramente, no? Un piccolo esempio. Le attivazioni è semplicemente un modo di relazionarsi, no? Con i ragazzi, cercando di non stare lì due ore a spiegargli perché questo, che non gliene frega niente, ma appunto attivarli in qualche modo, anche perché poi da loro torna indietro tantissimo, no? Allora, vi chiederei di fare questa cosa, se si può alzare si possono alzare in piedi tutte le persone che hanno figli. E se rimangono in piedi quelli che hanno figli adolescenti o più grandi. Benissimo. E se queste persone rimangono in piedi tutti quelli che sanno dov'è il consultorio. Ottimo. Qualcuno già comincia a sedersi. E se rimangono in piedi le persone che conoscono lo spazio giovani del consultorio. Ok, questo è il lavoro che stiamo facendo nelle scuole, cioè far conoscere ai ragazzi, tu sei di parte, non vali, anche tu. Allora, ovviamente io in poche ore quello che cerco di fargli capire è che esiste un posto dove possono venire a parlare con noi, a discutere dei temi legati alla sessualità e in generale alla contraccezione e alle malattie a trasmissione sessuale. E vi faccio rialzare di nuovo, vorrei che si alzassero tutti quelli che conoscevano l'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica prima di oggi pomeriggio. Bene, questo mi fa piacere. Vuol dire che qualche cosina abbiamo fatto. Un po' orientata. Esatto. È un'assemblea un po' orientata. Esatto. L'ultimo gioco, sempre uguale, che vi chiedo di fare è di alzarsi in piedi chi ha sentito parlare di malattia a trasmissione sessuale. Benissimo.
Chi pensa che la pillola protegga dalle malattie a trasmissione sessuale rimane, scusate, rimane in piedi? Chi pensa che la pillola protegga? Vi assicuro che i ragazzi su questo cascano come le pere, cioè non hanno un'idea, non hanno un'idea ovviamente. E vabbè, l'altra parte era, si alzi chi pensa che il preservativo protegga dalle malattie, ma non vi faccio alzare un'altra volta. Niente, questo è un piccolo spunto, no? Per farvi capire comunque che appunto l'idea è cercare di passare il messaggio ai ragazzi, sono cose di cui si può e si deve parlare. Perché più se ne parla meglio è. Ovviamente la famiglia ha un ruolo fondamentale, dove non arriva la famiglia bisogna che arrivi la scuola, dove non arriva la famiglia la scuola arriva sicuramente anche il servizio sanitario. Ok, io guarda non tedierei oltre. No, una cosa volevo dire che non abbiamo detto, c'è un'altra petizione per chi fosse interessato a firmarla, contro il decreto Pillon, quello sulla separazione, che diciamo dal punto di vista ovviamente parziale ma fondamentale dei centri antiviolenza, poi non so se qualcun altro meglio di me ne vuole parlare, è un decreto obbrobrioso, cioè un esempio piccolo, cioè prevede la mediazione obbligatoria tra i due partner. Se c'è una cosa che chi lavora nei centri antiviolenza ci sta dicendo in tutte le lingue, che una donna vittima di violenza di genere non può essere richiesto a una donna vittima di violenza di genere di mediare con la persona che le ha perpetrato violenza. Quindi questo piccolo spunto, più tantissime altre cose, c'è l'aspetto economico, ce ne mille altre, per cui se volete c'è una petizione sempre su change.org dove si può dare la propria adesione per chiedere che questo decreto non venga approvato. Grazie Laura, aggiungo un paio di postil. Quelli che avete visto scorrere dietro sono parte dei dati che sono stati rielaborati invece dal progetto di educazione sessuale fatto nelle superiori, e mi sono fermata qua perché in realtà secondo me i ragazzi sono molto più avanti di quello che noi pensiamo su alcune cose, e ce lo dico in maniera molto chiara, sia che vorrebbero persone esterne, l'85% ci dice questo, sia che non hanno mai partecipato, cioè a 15 anni, nonostante le linee guida dell'Unione Europea ci dicano che dovrebbero conoscere tutti i contraccettivi, tutte le malattie, i meccanismi di trasmissione, il 60% ci dice che non ha mai parlato di educazione sessuale a scuola. E questo è molto grave, e una grossissima fetta, cioè quasi il 90%, che è il grafico che vedete di là, ci dice che vorrebbe fare educazione sessuale a scuola. Quindi in realtà quello che noi ci auguriamo e che speriamo è che pian piano anche poi la scuola venga dietro sia a quello che i ragazzi chiedono, ma anche alla sollecitazione che in questi anni stiamo facendo per avere, diciamo, sempre più spazio per poter fare bene il nostro lavoro.